In questa chiesa si riunisce da molti anni un gruppo di carmelitani secolari. I carmelitani secolari sono uomini e donne laici, sposati e non sposati, che desiderano vivere il carisma carmelitano secondo la propria vocazione nel mondo. Oggi, durante questa Santa Messa, quattro dei nostri fratelli faranno la prima promessa nell'ordine secolare. Essi sono la coppia Maria Eliana Pastor Ruiz e Marcello Torres Caceres, il reverendo Benjamin Sembe e la signora Isabella Correale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Amen. Fratelli e sorelle, andiamo a celebrare questa Santa Messa con devozione in onore della Madonna del Carmelo per chiedere la sua protezione sulla Chiesa universale, sulle nostre famiglie, sulla famiglia carmelitana in modo particolare, la famiglia dei frati, delle monache, degli istituti secolari, delle fraternità e in particolare anche la protezione della Madonna per questi quattro, che da qui a poco faranno la loro promessa. E chiediamo, preghiamo anche la Madonna per ognuno di noi affinché la Madonna ci liberi sempre dai mali, dai pericoli, e sia sempre la nostra maestra che ci conduca ad essere veri discepoli del suo Figlio Gesù. E riuniti per questo santo sacrificio eucaristico, durante il quale i nostri fratelli Maria Eliana, Marcello, Benjamin e Isabella pronunceranno la promessa dell'ordine secolare di Camminare Scalzi. Rendiamo grazie a Dio Padre che li ha chiamati a seguire Gesù Cristo qui da vicino e chiediamo a Lui di accettarli in collaborazione insieme a Cristo che si offrì come ostia viva nella vita del mondo. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Maria Eliana Pastor Ruiz. Marcello Torres Caceres, Reverendo Benjamin Sember, Isabella Correale, accoglie la vostra richiesta
e vi accompagna con la sua preghiera affinché lo Spirito Santo confermi in voi ciò che ha iniziato. Amen. Ora ascoltiamo la riflessione del nostro Padre Priore Padre Elio sul significato della doppia celebrazione che stiamo oggi in questo momento realizzando. Abbracciare la forma divina evangelica che si ispira all'esempio e alle parole di Santa Teresa di Gesù, di San Giovanni della Croce, esposta nella regola di vita dell'ordine secolare di Carmelitani Scalzi. Sì, lo voglio. Chiamati a testimoniare il regno di Dio dentro del mondo, una vita evangelica in comunione fraterna, prendendo come modello la Vergine Maria, volete essere fedeli a questa vocazione? Sì, lo voglio. Divenuti membri del popolo di Dio per mezzo del battesimo e segnati con lo Spirito Santo della confermazione, dovete testimoniare Cristo con le parole e con le opere. Volete vincolarvi più strettamente alla Chiesa per collaborare alla sua missione per mezzo della preghiera contemplativa e dell'azione apostolica? Sì, lo voglio. Dio onnipotente ve lo conceda con la sua grazia. Preghiamo. Secondo la regola di vita dell'ordine secolare dei Carmelitani Scalzi per 3 anni, affido filialmente la mia promessa alla Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo. Io, Maria Eliana Pasquale, mossa dalla grazia dello Spirito Santo, in risposta alla chiamata di Dio, sinceramente prometto ai superiori dell'Ordine del Carmelo Teresiano e a voi, miei fratelli, di tendere alla perfezione evangelica nello spirito dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza e delle beatitudini, secondo la regola di vita dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi per 3 anni. Affido finalmente la mia promessa alla Vergine Maria, Madre e Regina. Isabella Correale, mossa dalla grazia dello Spirito Santo in risposta alla chiamata di Dio, sinceramente prometto ai superiori dell'ordine del Carmelo Teresiano e a voi, miei fratelli, di tendere alla perfezione evangelica nello spirito dei consigli evangelici di castità, povertà, obbedienza e delle beatitudini. Secondo la regola di vita dell'ordine secolare dei Carmelitani Scalzi, per 3 anni, affido finalmente la mia promessa alla Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo. Io, Marcello Torres Cáceres, mosso dalla grazia dello Spirito Santo, in risposta alla chiamata di Dio, sinceramente prometto ai superiori dell'Ordine del Carmelo Teresiano e a voi, miei fratelli, di tendere alla perfezione evangelica nello spirito dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza e delle beatitudini, secondo la regola di vita dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi per 3 anni.
affido filialmente la mia promessa alla Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo. Fratelli e sorelle, nel nome del Carmelo Teresiano confermo il vostro nuovo impegno, vi accolgo con grande gioia e con tutti i presenti vi auguro pace e grazia del Signore. Ed ora dopo le promesse, il libretto Canti Mariani.